Ecco fatto. Via, via. Eccolo là. Ecco fa. Ah, che male. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Silvia che viene in questo studio per delle problematiche di natura muscolare, almeno da quello che è stato raccontato, soprattutto nella parte dorsale e cervicale bassa. Lei è una ragazza che lavora molto al computer, quindi io posso immaginare tranquillamente che le posture da computer non siano proprio le migliori del mondo. Per niente. Esatto. Tra l'altro, se noti, se faccio così... Cioè, senti i rumorini. Sì, ecco. Allora, la prima cosa che voglio vedere con te, Silvia, un attimo, sono le mobilità sia della cervicale e anche per una questione di palpazione. Guarda un po' quanto sei rigida, ok? E sento anche dolore. Esatto. Ti chiedo, guarda, di girare semplicemente la testa così. Allora, la testa gira bene. Vediamo un po' anche qui. Quindi questo già mi spinge ancora di più a pensare a più che altro problematiche di natura muscolare. Allora, oddio, questa è la tua postura terrificante. Che schifo! No, è terrificante veramente. No, non ti preoccupare, è un pochino di scoliosi, questo lo dobbiamo dire. Hai, come puoi ben vedere, la zona cervicale un pochino da sistemare, la riconosce come un'area di criticità, quindi un'area un po' più, infatti cambia il colore, ma un'area un pochino più rossa, va bene? Sì. Anche vedi il bacino e la gamba, soprattutto destra, o ginocchio o anca, sono in sovraccarico, dobbiamo attenzionarlo bene. Ti chiedo cortesemente, se devi metterti seduta verso di là, guarda, in questo spazio. Non ti preoccupare, ok, il lettino si muoverà, quindi lo fa tutto da solo. Allora, ti chiedo per piacere di darmi le braccia. Mantieni, guarda, le dita aperte, facciamo dei test per la cervicale. Tieni forte forte le dita, non mi farei vincere, io cercherò di avvicinarle. Benissimo, chiudile, tieni forte, molto bene, lascia. Posso per le unghie. Non ti preoccupare, sono abituato, sono i buchi apposta. Spingi in basso. Spingo. Sì, tutte e due le braccia in alto, grazie. No, non c'è niente di particolare, mantieni per favore le spalle così, okay. Spingi in alto. E qua abbiamo la prima problematica, ok? Sì. Che non troviamo da questo lato. Questa è la radice nervosa della quinta vertebra cervicale. Ora ti faccio vedere come la sblocchiamo in un secondo. Spingi, oddio, all'esterno per piacere. Anche qui, come puoi ben vedere, c'è chiaramente la controparte C4 e sì. C5 a destra stanno creando dei problemi. E se io vado a toccare quest'area probabilmente senti fastidio, sì, ho ragione? Sì. Mentre da questo lato quasi niente, niente. Vero? Sì. Questo semplicemente ti darà delle piccole stimolazioni, ok? Sì, mi farà scaricherà, male. Sì, certo, è normale, questo qua farà un male cane, ti dico, mi dispiace purtroppo. Veramente farà un male cane? Certo, mi spese, no, qua che dobbiamo fare, sto scherzando, okay. Ovviamente, non ti preoccupare, solo per terrorizzare un po' i miei pazienti. Ma tra l'altro è pure piacevole. Ma come piacevole, allora si perde tutto quel... Ah, che male! Esatto, bravo, bravo. Come puoi vedere, questa semplicissima, ok, stimolazione, spingi in alto, ha rinforzato completamente tutto, spingi all'esterno. È scioccante. Vedi, non riesco più a vincere e quindi in 2 secondi abbiamo risolto una prima parte del problema. Allora, adesso facciamo le cose veramente spaventose però, no, perché se no... giustamente poi si annoiano i nostri telespettatori o no? Allora andiamo a scrocchiare il collo, non ha fatto reazioni quindi lo possiamo fare tranquillamente. Sto aspettando con ansia. Con ansia, infatti, non vedi l'ora. Allora guarda soltanto con gli occhi in alto a sinistra per piacere, okay. Ora in basso a destra, morbida, ecco fatto. Oh. Oh, fantastico, avanti, evviva. È stato bellissimo. Evviva. Sono viva. Promesso, rimarrà viva. Morbida, guarda in alto a destra, in basso a sinistra, ecco fatto. Super. E allora adesso io ritocco qua, non ti fa più male? No. Ho ragione. Ok. Contenta? Sì, abbastanza.
Giù la testa, spingi con la fronte in basso, vedi che sei super ciofeca, sì. Ovviamente, se, come abbiamo già visto sul programma, non ci sono, diciamo, finzioni, ci sono tante debolezze nella muscolatura profonda. Ti faccio vedere, guarda, se noi tocchiamo questi punti, sì. Vediamo un po', spingi in basso la testa, ritorni forte forte, ok? Sì. Quindi al di là di camminare tutto il giorno, mi raccomando, con le mani qui, ok, per sì. sempre, ok? Non devo ci sono stare altre sempre così? Non ci sono altre soluzioni per farti stare bene. Mi dispiace, devi andare via. No, purtroppo, purtroppo non è così divertente. Andiamo a stimolare, questi sono punti, si chiamano neurolinfatici. Dei muscoli che tra l'altro questo a destra fanno male, sì, l'altro no, sono legati ai muscoli della bocca, okay? Ok, sono la dimostrazione, diciamo, in questo momento kinesiologica, che tu stringi un po' i denti. Mm-hmm. Sinceramente, per chi ha molte tensioni sulle spalle, io quasi lo do ormai per scontato, soprattutto anche per chi sta tanto al computer con gli schermi, sì. Comunque il corpo tende un pochino a stressarsi, ok. Mm-hmm. Ora voglio vedere un attimo, giù la testa, sì. Spingi in basso, allora come vedi si è rinforzato un pochino più in alto, grazie. Posso scioglierli? Sì, certo, lo puoi fare tranquillissimamente. Perché mi danno un po'. Hai assolutamente ragione, mi serviva più che altro per il nostro test. Ok. Allora, ti chiedo, guarda un attimo, di darmi il braccio, ok? Puoi, sì. Solo questo qua mi va bene. Me lo mantieni dritto dritto. Spingi verso di me. Ok. Forte. Vado? Sì, sì. Ok, vedi che è un muscolo qualsiasi, semplicemente facile da testare, che è fortissimo, non ha nessun problema. Uh-huh. Ti chiedo per piacere di stringere i denti forte forte, ok? Okay? Lo puoi fare? Fallo. Devo nel frattempo... Stringi i denti, spingi, vedi che c'è di subito, ok? Sì. È normale, perché quando c'è un meccanismo di stress nel sistema, tutto cede. Adesso ti chiedo invece di appoggiare senza stringere semplicemente i denti l'uno con l'altro. Non devi fare altro, uh-huh. Solo appoggiare. Spingi. Ok, vedi che qua invece rimane forte, vuol dire che apparentemente, diciamo, non ci sono grosse malocclusioni, quindi più che digrignare, mm-hmm. molto più probabilmente tu serri per stress, mm-hmm. ok? Sì. Allora ti faccio vedere una cosa. Sì. Usciamo un attimo dalla scientificità, andiamo su un qualcosa che a me piace però molto, ma non per altro, ero molto critico anche io su questo tipo di lavoro, mm-hmm. è cromoterapico, ok? Ti faccio vedere, se tu stringi i denti, uh-huh. forte forte, uh-huh. spingi in alto, non cedi più. Se io spengo il macchinario, stringi i denti, spingi, sei subito debole. Ma com'è possibile? Esatto, e me lo sono chiesto anche io per tanto tempo, ripeto, sono partito molto critico anche io, ma io sono un po' come San Tommaso, non ci credo finché non ci metto il naso. Uh-huh. Noi stiamo sfruttando delle effettivamente delle stimolazioni, ok, legate al colore, in questo caso legato al colore dell'ansia, okay? Rosso. Evidentemente il corpo ha delle reazioni, soprattutto quando andiamo a stimolare delle aree legate alla parte emozionale. Guarda che siamo, oddio, parlare con questo coso. Ma fallo, è divertente perché la voce rimbomba, tutta vibrante. Esatto. Oddio. Ok. Stimoliamo la muscolatura, come ti avevo detto. Intanto per ora con quella esterna, mm-hmm. alla parte più, diciamo, palpabile, ok? Mm-hmm. Potrei dormire. Ma non ti azzardare, che proprio svegliate dopo. Ok. Benissimo. Adesso un attimo lavoriamo un po' sui muscoli interni. Ti okay, posso chiedere di fare? Aprire la bocca poco poco? Sì, addirittura. Chiudi, non stringere, non ti preoccupare. Questi sono un pochino più dolorosi solitamente, ok? Uh-huh. Però io sono buono e oggi facciamo soltanto malissimo, non super, 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 super male. No, dai. Ti fa niente. No. Fammi vedere dall'altro lato, per favore. Apri.
Chiudi, non stringere per favore. Qua vedi che è molto peggio, uh-huh. È molto 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 più indurito il muscolo. Infatti qua ho anche dei problemi tipo i denti. Sì, esatto. E hai uno squilibrio mandibolare, questo qui è normale quando si ha la scoliosi, ok? Uh-huh. Proprio la più bella, la cosa veramente l'unica cosa dolorosa di questo lavoro, proprio scarica la batteria. Allora, fermo un attimo, morbido, ecco fatto. Fermo un attimo, morbido. Allora, vorrei controllare una cosa molto importante. Mi spingi di nuovo verso sì. L'alto, grazie. Allora, porta, guarda la mandibola leggermente tipo di lato, così. Ok, spingi. Ok, me la porti dall'altro lato? Spingi? No, qua non ci sono problematiche particolari. Sicuramente la sì. Non lo so. Spingi, aspetta, dritta per dritta, ok? Spingi verso l'alto, tutta la gamba. Ok. Mantieni così, spingi in alto. E qua è molto debole. Ti posso chiedere di toccare, guarda, mm-hmm. La mandibola dall'altro lato, così. Così? Esatto. Me lo rimetti, guarda, dritto dritto, spingi verso il tetto. E non cambia niente, quindi il problema che hai a livello del bacino non è letteralmente collegato direttamente con la mandibola come spesso effettivamente avviene. Hai preso botte, fastidio, perché anche il programma ha notato che ci sono delle problematiche. Qua fa male, malissimo, vero? Qua meno, vero? Sì, meno. Meno. Meno però mi fa male. Sicuramente c'è stato qualche problema, o qualche caduta, o qualche problema che non stai ricordando in questo momento, anche una semplice distorsione. Vediamo un attimo, hai fatto degli sport anche in passato? Danza. Ah, questo è importante. Okay. Non è mai capitato che sei caduta piuttosto che... vediamo un attimo. Allora, se io ti controllo i piedi, andiamo a stressare il piede destro, esatto, qua subito si crea un disallineamento, quindi il piede destro qualche problema l'ha avuto, ok? Vediamo un attimo a sinistra. Io ho sempre pure qua prese tutte e due. Sì. Ginocchia però non hanno niente di particolare apparentemente. Neanche i peri, no? Sono proprio le caviglie, ma penso che a questo punto sia proprio una problematica appunto causata, ok, dal tuo essere una vecchia ballerina, soprattutto vecchia, se no non avrei tutti questi problemi. Allora, morbida, allora un attimo che scrocchiamo tutto, questo non serve a niente, è soltanto per fare male, per cattiveria. Eccoci. Piega. Ma è rotto tutto. Allora, vediamo un attimo se basta. No, non basta, c'è qualcosa in più. Qui invece basta. Sul piede destro ci sono più problematiche. Allora, scusami un secondo, qua tiro un pochino più forte, ok? Morbida. Ecco fatto. Abbiamo staccato proprio il piede, ok? Quindi... No, qua non c'è niente più, molto bene. Aspettiamo i comodi del fotografo. Scherzo. Morbida, morbida, morbida. Ecco fatto. Ti ha fatto malissimo, giusto? Malissimissimo. Malissimissimo. Voglio, esatto, era quello che cioè, proprio vuole questo studio. Mantieni la gamba qui, per favore. Spingi in alto. Vedi, è incredibile, però abbiamo sbloccato i piedi subito. Il sistema nervoso ha riconosciuto che la problematica derivava evidentemente da lì, ok? Mm-hmm. E ha subito rinforzato il problema. È molto interessante questa cosa. Mazza quanto sei tesa, guarda qua che c'è. Sì, sì. Oddio mio. Io spero non vedrai mai questo video. Perché hai letteralmente uno sterzo sopra la schiena. Sì, ma sì. Molto molto imbarazzante. Ma estremamente piacevole, o sbaglio? Sì, tantissimo. Questa parte alta tipo un po' più dolorosa. Fa molto più male, vero? Mm-hmm.
Allora, mi fai un respiro? Butta l'aria. Eccolo là. Ora sì che ragioniamo. Mi dai un attimo per piacere qui. Morbida. Questo è bello libero. Morbida. Ok. Molto bene. Rivoglio controllare da lì, perché sicuramente dobbiamo sbloccare qualcosa. Scusami un secondo. Esatto, subito. Vedi a sinistra c'è proprio una problematica. Braccio. E mantieni questa posizione, perché se mette, mi dai per piacere qui. Morbido, morbido. Ecco fatto. Tutta libera. Pancia in su. Ritocco un attimo l'area che ti faceva male, scusami. Ti fa male? No. Non ti fa più male. Infatti, perfetto. Pazzesco. Perfetto. Direi che tutto va alla grande. Ti metti seduta? Sì. Verso di là, grazie. Qui è forse qualche fastidio? Sì. Scusami. Qui di meno quasi niente, sì, ma solo muscolare. No, qui c'è qualcosina da sbloccare, una posta. Ti metti per piacere a pancia in su di nuovo? Sì. Pancia in su. Scusami. Si arrabbia. Alza la testa, alzala proprio. Staccala proprio dal lettino. Ok, scusami. Giù, morbida. Ecco fatto. Ti posso chiedere ora di venire in giù, per favore? Di venire in giù? Pancia in giù, grazie. Come prima. Allora, giù la testa, guarda, allora soltanto questo braccio qua, questo invece me lo mantieni giù, giriamo la testa verso la tua destra, metto un po' di capelli. Tipo così mi fa male un po' il collo. Brava, è esattamente là il problema, ok? Vediamo un po', se faccio così migliora o peggiora? Peggiora. Così migliora o peggiora? Uguale. Allora un attimo fai il respirone, butta. Respira, butta, respira, butta. Ecco fatto, terrificante. È stato orribile. Orribile. Rovinato tutto. C'eravamo quasi. Rovinato tutto. Allora. Adesso se tocco fa meno male, vero? Sì. Infatti. Ottimo, dammi qui. Hai visto quanti macchinari che ci sono? Ti pare che mi chiamano da Iron Man della chiropratica? Non ci credi te? Spacchiamo tutto, morbi. Ok, vieni pure in piedi. Girati verso di là. Ok. Allora, fammi vedere un po' qua. Allora, innanzitutto si può subito vedere il danno, ok, che è stato fatto durante questa terapia. Infatti qui diciamo che non lo facciamo vedere alla telecamera, perché ormai proprio è irrecuperabile. Infatti stai attenta, perché avrai mobilità scarsissima. Perfetto. Più di qua non si arriva. Ancora un po' peggio. Come faccio a guidare? Non posso guidare. Meglio che chiamiamo fidanzato, papà, mamma, cose, perché scherza, guarda qua. Allora, sei super mobile, quindi puoi andare direttamente senza macchina a casa, a correre. Mobilissima, e direi che, guarda un po', anche a parte lo scherzo, la mobilità è diciamo accompagnata anche da un rilassamento muscolare importante, lo vedi subito, perché non so se ricordi un po' com'eri 5 minuti fa, sì, anche se forse ricordo. Non ricordi più niente ormai. Però effettivamente, esatto, si ero nota. Ero tutta incriccata, adesso mi sento.
Esatto, adesso puoi ritornare a romperti, a fare la ballerina, top. Così mi raccomando. Oggi qui con noi abbiamo Carlotta che circa un mese fa ha avuto una piccola distorsione alla caviglia sinistra e da allora si sono sviluppate delle dolorabilità, delle dolenzie nell'arco cervicale, quindi dobbiamo vedere se ci sono delle correlazioni. Allora Carlotta, inizieremo un attimo il nostro esame con una ricostruzione tridimensionale, ok, di tutto il tuo corpo, quindi dalla testa fino ai piedi, con il nostro motifisio. La vede subito, vede, avendo un po' comunque una intelligenza artificiale, letteralmente riesce a notare che tu a sinistra vedi hai delle problematiche sull'arto sinistro. Andiamo lì sul tappetino, guarda di fronte a me, girati verso di me, ti faccio vedere che la tua gamba sinistra non ti reggerà, ok, correttamente. Spingi in alto, ok? Allora rimani sulla destra intanto, quella buona. Ok. Rimani sull'arto destro, esatto, spingi in alto, questo vedi funziona perfettamente, e ora rimani sul sinistro, spingi in alto, e invece qua non funziona affatto, ok? E ti faccio vedere anche un'altra cosa particolare che ti riesce a vedere un po' la mobilità cervicale, la può quantificare anche nel prima e dopo. Ti faccio vedere le rotazioni cervicali, ok? Vediamo da questo lato, riesce a ruotare 78 gradi, 79 gradi, eccolo qua. E da questo lato invece riesce a ruotare molto di più, fino a 102 gradi, ok? Quindi per farti capire che c'è una restrizione sul lato destro, è abbastanza comune che si possano creare delle problematiche del genere. Allora, vediamo un attimo la mobilità. Questa, vedi, la tua destra si muove perfettamente, la sinistra ha delle restrizioni soprattutto in lateralità, ok? Ora noi ce l'andiamo a sbloccare bene. Allora, morbida. Adesso è perfetta. Abbiamo delle problematiche anche su questo ginocchio e sul perone dal lato opposto, quindi ci andiamo un attimo anche a sbloccare. Vedi, sistemata solo la caviglia, sei arrivata a 116 gradi, cioè giusto per farti capire quanto era importante diciamo la componente ascendente sul tuo sistema posturale. Ora andiamo a vedere però direttamente se ci sono delle problematiche ancora da sbloccare sull'area cervicale, anche se sicuramente sono minori. Ti faccio sedere, guarda verso di me, eccoci qua, io giro un attimo. Braccia, mantieni, guarda, le dita aperte, ok? Tieni forte forte, non mi fare vincere, ottimo. Chiudi, tieni forte forte, ottimo. Spingi tutto in basso, tutto in alto, aspetta, tutto in alto, ottimo. Mantieni le braccia così, spingi in alto. E qua abbiamo una problematica sul lato destro, vedi? Quindi qualcosina da sbloccare c'è. Spingi all'esterno. Anche qui, queste sono le radici nervose della C4 e della C5 e adesso le andiamo un pochino a stimolare, a sbloccare. E andiamo a stimolare queste radici. E subito, subito, spingi in alto, è super forte, spingi all'esterno, è super forte, vedi? Un po' per magia. Adesso lasciami un po' morbido morbido il collo, guarda solo con gli occhi verso sinistra, ora guarda a destra, eccolo là, bella sistemata, ottimo. Allora ti faccio venire un attimo a pancia in alto, bene,
qualche piccola restrizione l'abbiamo anche qui, ora la sblocchiamo e qui si sente, eccolo qua, il problema delle viaggiatrici o delle studentesse, che si effettivamente crea una tensione a livello appunto dei muscoli della bocca, ok? Per favore apri e chiudi la bocca. Allora, spingi per favore contro la mia mano in rotazione. Aspetta, adesso, vai. Lascia. Spingi qui. Lascia. Ok, libera. Butta l'aria. Sulla terza lombare a destra, ora andiamo a sbloccare. Allora, uno, due. Lascia pure. Non mi aiutare. Per favore.
faccio. Bene. Giù. Fai su e giù col piede. Solo con le dita. Ottimo. Allora, Carlotta, ti chiedo di venire cortesemente in piedi e ricontrolliamo se la tua stabilità è di nuovo corretta. Rimettiti qui. Rivolta verso di me, per favore, dammi le braccia, mantieni così, spingi in alto, ok? Mi rimani per favore sulla piede sinistro, spingi, e adesso sei super forte, va bene? E giusto per le tensioni che erano presenti qui, non ci stanno proprio più, la mobilità è eccellente, non c'è bisogno neanche di riprovare perché sono perfette, va bene? Quindi il nostro trattamento è assolutamente finito, grazie per aver scelto il mio studio e alla prossima. Grazie a te. Ciao.